Bene a tutti signori e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati su Formula 1 2020 con la nostra Maullo Racing, signori. Allora, l'ultima volta ci siamo lasciati con la grande vittoria a Singapore, seconda vittoria stagionale, gran bel risultato, non me lo sarei mai aspettato. Oggi ci andiamo a correre in Russia, signori, forse non ci ho mai corso, quindi non so niente che cosa ci aspetta, speriamo bene. Detto questo, signori, prima di partire dal video vi ringrazio, vi ricordo di iscrivervi al canale, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date al canale e alla serie. Vi ricordo di seguirmi sui social, soprattutto su Instagram, dove mi trovate come Maullo941, perché tramite le storie vi informo sulla programmazione dei video giornalieri e sulle live che andiamo a fare sia su questa piattaforma che sulla piattaforma degli streamer o delle stream. Detto questo, signori, io mi faccio le prove libere in off camera, noi ci vediamo poi in pista per le qualifiche. Ok signori, ci siamo, ho fatto le prove libere e sono andate bene. Diciamo che il campionato di Russia non è proprio così brutto, brutto, brutto. Intanto faccio partire le qualifiche e non è andata quindi tanto male. Vediamo, speriamo in qualifica di riuscire a fare anche qui un buon risultato e vedere di non partire troppo dietro, perché comunque è un Gran Premio stretto, particolare, difficile. Non è bruttissimo, ce ne sono di peggio signori. Dopo aver vinto a Singapore dico, dico, quello forse è uno dei peggiori, però è carino. È carino. Allora, pronti in pista, veloci, rapidi e indolore. Dai così. Dai così, dai così, dai così, dai così. Giro è partito, sì. Apri il DRS subito. Dai così. Dobbiamo stare concentrati. Riuscirci a qualificare in top 10 già sarebbe un ottimo risultato, secondo me. È un bel Gran Premio, non è bruttissimo, non è bruttissimo. C'è delle curve veloci, delle curve lente, ma si fa apprezzare, però noi non abbiamo una macchina che ci possa permettere di fare chissà quali sorpassi. Non abbiamo sviluppato granché, quindi riuscissimo a partire il più avanti possibile sarebbe la cosa migliore. Bella questa, vedi, faccio queste curve così tagliate e non mi dice niente. Altre volte le taglio molto meno e si incavolano come una bestia. Forse dove c'è il cordolo interno, tipo questo marrone che si vede, possiamo tagliare senza problemi. Se non c'è il cordolino marrone, allora non possiamo tagliare, cioè ancora non le ho capite queste cose. Ecco, tipo così, adesso mi dà l'avvertimento. Ecco, vabbè, stavolta ho decisamente tagliato troppo. Ho sinceramente tagliato troppo, quindi me lo sono meritato il richiamo. Però concentrati, signori, concentrati, 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 concentrati che stiamo andando bene, concentrati, concentrati che stiamo andando bene. Siamo ancora primi. Riuscissimo a tenere anche la seconda posizione sarebbe tanta roba, perché poi alla prima curva possiamo riuscire a sopravanzarli tutti. Dai così, questa abbiamo fatto un po' bruttina, però riusciamo a fare un destra-sinistro buono, ok. Sì, mancano le ultime due curve, mancano le ultime due curve, siamo ancora in prima posizione, dai così. Fai scorrere la macchina, fai scorrere la macchina. No, ho frenato troppo, leggermente fuori pista. Primo, secondi, primo, secondi, primo, secondi, primo, secondi. Primi signori, dai così. Spettacolo. Signori, la Maullo Racing si è svegliata tutta di un colpo. Pole position anche in Russia. Potremmo anche vincere qua, signori, se riusciamo a partire bene. Dove sta Giuliano? Giuliano ventesimo. Mamma mia, come ti butto a calci l'anno prossimo. Ti sto facendo fare esperienza, guarda, perché spero di rivederti presto in Formula 1 con qualche altra macchina, ma non con la nostra. Non con la nostra. Detto questo, signori, a meno che non spunta così come una visione bellissima, Giorgia. Oh, Giorgetta, l'ho chiamata ed è spuntata. Dimmi, Giorgetta. Dimmi, dimmi, ma chi è quello? Ma il vecchio è sempre qualificarsi, no? Bel sollievo, tutto il team, senza fantastico, straordinario, i risultati si vedono. Boh, sì, così. Ma secondo me il cameraman c'entra qualcosa? Lavorano duro, migliorano sempre, imparano dai propri errori. Dai, è così. Alfa Tauri, ah, era una domanda sull'Alfa Tauri, manco l'ho letta, ero concentrato sul cameraman, che secondo me ci sta qualcosa fra il cameraman e Giorgia, perché dico. Mi sta ignorando troppo, Giorgia. Dico, non mi dà le giuste attenzioni. Non mi dà le giuste attenzioni. Dai così, battiamo pesantemente Ricciardo che sta ridendo. Ma cosa ci ridi, Ricciardo? Stai sotto di 5 punti. Che te ridi a fa? Che te ridi a fa? Vediamo un attimino le altre cose. Qui, oh, finalmente il nostro Giuliano sale a livello 6. Impara a cambiare le marce, finalmente. Sale a livello 6. Non è salito a livello 6. Ma fa proprio schifo, signori. Mamma mia, con tutto il rispetto, con tutto il rispetto. Detto questo, signori, ci vediamo in pista. Questo nuovo ingegnere inglese, signori, ci sta portando bene. Ha dato una svegliata a tutta la scuderia, il nostro nuovo ingegnere inglese. Lo chiameremo Patrick.
A Patrick, signori, attenzione, calma, 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 concentrati, 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 la partenza è tutto, signore, la partenza è tutto, dai, parti, 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 macchinina. Ok, siamo partiti bene, molla subito la modalità sorpasso come se non ci fosse un domani, mettiamo spazio, sennò questi mi superano subito alla prima staccata. Dai così, dai così, dai così, dai così, ok, calma, 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 dobbiamo guidare come sappiamo guidare, senza farci prendere troppo da pensieri, troppo dalle paranoie. Mi ha fatto un giro di qualifica bellissimo, se riusciamo a tenere questo ritmo anche in gara, signori. Non ce n'è per nessuno nemmeno oggi, non ce n'è per nessuno nemmeno oggi. Dai così, macchinina. Dai così, macchinina. Dobbiamo distanziare tutti. Chi c'è dietro? Bottas. Mannaggia a te, Bottas. Ma ti può andare a fare un giro per andare al largo? Dai, Bottas. Non rompere le scatole, Bottas. La seconda posizione ti basta e ti avanza, Bottas mio. Tanto il mondiale l'hai perso nei confronti di Hamilton, quindi che te frega? Ultima partenza, lo so, abbiamo fatto un'ottima partenza. Lo so, sto guidando io, sai com'è. Che mi ha fatto un'ottima partenza, lo sapevo pure io. Dai così, qui, qua, ia, qui. No, non mi ha detto niente, buono così, non mi ha detto niente, pensavo mi richiamasse. Invece non mi ha richiamato. Apri la modalità sorpasso, dai così, abbiamo guadagnato qualche centimetro, qualche secondo. Spegni tutto, occhio qui. Qui in qualifica ho dato una capocciata a muro perché ho sbagliato la frenata, anche qui abbiamo sbagliato la frenata. Va bene, calma, 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 calma. Non ci preoccupiamo, non ci preoccupiamo, non ci preoccupiamo. Siamo sempre davanti noi, siamo sempre davanti noi. Qui abbiamo tagliato troppo, va bene, l'avvertimento che non abbiamo preso prima l'abbiamo preso adesso. Vabbè, non fa niente, non fa niente. Non fa niente, non fa niente. Dai così, dai così. Ultime due curve, fai scorrere la macchina. Bravo. Mamma mia, come si guida bene la Maullo Racing. Ci siamo presi un paletto davanti, ma non fa nulla. Dai, dai, dai. Giro veloce pure. Bella così. Un secondo e due di vantaggio su Bottas. Buono, buono, buono. Con un secondo e due non può aprire. Non può aprire il DRS, anche se in questo momento non lo può aprire a prescindere. Però iniziamo a mettere un po' di distacco di quello serio da Bottas, signori. Dobbiamo fare gli ultimi giri in tranquillità, non col cardiopalma. Dobbiamo fare gli ultimi giri in tranquillità e non con il cardiopalma. Dai, 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 dai. Corri, macchinina, corri, corri, un secondo e sette, un secondo e sette. Da Spa è arrivato proprio il cambio di passo. Dal Gran Premio di Spa è arrivato il cambio di passo. La vittoria a Spa ci ha svoltato la stagione. Perché abbiamo fatto poi un secondo posto a Monza, che voi non avete visto perché non mi ha registrato. La PlayStation bastarda non mi ha registrato la gara. La gara, voi non l'avete vista, abbiamo fatto secondo posto a Monza, poi abbiamo vinto a Singapore e adesso stiamo conducendo il Gran Premio di Russia a un secondo e 5 da Bottas. Qua potevo aprirlo però, mannaggia, devo aprire prima la modalità sorpasso. Devo attivare prima la modalità sorpasso. Occhio, frena, frena, frena. Ok, buona, buona. Questa l'abbiamo fatta bene, dai, dai, dai. Oh, leggermente fuori, meno male che non c'è Erba e Pietrisco, signori. Se fosse Erba e Pietrisco sarebbe molto peggio. Qui l'abbiamo tagliata di nuovo di brutto. Devo smettere di tagliare sta curva, signori. Non posso usare un flashback per i secondi di penalità che mi va a dare. Non me la collo. Bravo, frena, fai scorrere la macchina. Bello così, mamma mia, mamma mia, che si guida bene in queste curve la Maullo. La Maullo Racing, dai, dai, dai. Un secondo e otto. Buono, buono, buono. Un secondo e otto è buono. Loro adesso possono utilizzare il DRS. E noi ce ne andiamo pesantemente. Un secondo e sette. In accelerazione sono pesanti. In accelerazione sono. C'è da preoccuparsi con le Mercedes. Dai così, dai così. Ma poi se la Hamilton tenterà di sorpasso su Bottas si infastidiscono. E noi ce ne andiamo tranquillamente, signori. E a noi non ci rompe le scatole nessuno. Non ci rompe le scatole nessuno, signori. Mamma, questa l'ha fatta. Ho frenato troppo in questa. In questa curva ho frenato troppo. Dai così, corri, 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 macchinina. Corri, 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 bella questa curva, ok. Sempre un secondo e sette, sempre un secondo e sette. Dai così, dai così, dai così, dai così. Ok. Come dici tu, Patrick, non so cosa tu abbia detto, ma sono pienamente d'accordo con te. Sono pienamente d'accordo con te, anche se Bottas si sta avvicinando, mannaggia a lui. Mannaggia a lui, si sta avvicinando. Meno di un secondo. No, questa cosa non va bene. No, è ancora un secondo e uno. Questa cosa non va bene, questa cosa non va bene, questa cosa non va bene, questa cosa non va bene. Dobbiamo tenere Bottas a distanza, signore. Porca. Lo sapevo io. Questo muretto lì è tragico, sto muretto lì è tragico, signori. Nelle prove libere ce l'ho data pure una facciata lì e adesso gliel'abbiamo data pure in gara con Bottas che adesso è attaccato. Non ci voleva, non ci voleva. La dovevo frenare il doppio per riuscire a fare queste curve bene. Meno male che non mi ha dato la penalità. Meno male che non mi ha dato la penalità. Dai così, gira. Ok, aprilo, 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 aprilo come se non ci fosse un domani.
abbiamo un secondo e uno di vantaggio netto, un secondo e uno di vantaggio netto. Dai, 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 dai. Così, in questo punto gli abbiamo evitato di poter prenderci il DRS, perché se ci viene il DRS è finita, signori. Se Bottas dovesse riuscire a prenderci il DRS, penso che ci mangia in meno di mezzo giro. Dai così, vai, macchinina. Siamo senza alettone, però per ora stiamo rispondendo bene. Un secondo e tre, siamo senza alettone, però in questo momento stiamo rispondendo bene. Dobbiamo cercare di continuare a rispondere bene. Tutto, vai, 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 vai. Vai, vai, tutte queste curve, dai, 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 bah, dai, dai, un secondo e uno. Un secondo e uno, tirata, tirata, signori, tirata, 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 dai, così. Ok, curva veloce, dai, 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 dai. Freniamo di nuovo qua, freniamo di nuovo qua. Importante, no, 900, millesimo, 800, no, qui era per il DRS. Eh sì, un secondo, col cavolo, un secondo, l'ha già aperto il DRS però. Qui alla frenata, ok, facciamo bene la curva, bravo, buona così, freno leggermente, ok. L'importante è mantenere un secondo di vantaggio sul rettilineo principale, signori. Se riusciamo a tenere un secondo di vantaggio sul rettilineo principale, possiamo sperare di riuscire a vincere, signori. Aia, 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 siamo all'ultimo giro. Siamo all'ultimo giro, scorri macchinina, dai così, dai così, dai così, dai così, dai così, dai così, dai così. Bello, macchinina, dai, 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 apri tutto, apri tutto, apri tutto, un secondo e uno. 900, ah, cazzarolla aperto. Sicuro che ha preso il DRS, signori. Sicuro che ha preso il DRS. Aia, 9, siamo ancora a 900, 900, 900, 900, 800, 800, 700, ma siamo in frenata. Siamo in frenata. Qui vabbè, qui abbiamo tagliato, però non ci ha detto niente. Buono, buono. Meno male che non ci ha detto niente. Siamo a 900 millesimi. Dai, 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 macchinina, abbiamo tenere l'ultimo giro, signori. Per la gloria, i nuovi zar di Russia. Potremmo essere noi con la Mauler Racing. Bottas si sta avvicinando, Bottas si sta avvicinando. Mannaggia lui, mannaggia lui. Eppure Hamilton, ma porca. Ce li ho dietro, sento il loro motore, sento il loro propulsore, signori, questa cosa non è buona. Anche perché dopo c'è il rettilineo quello lungo. È troppo vicino Bottas, Bottas è troppo vicino. Bottas è troppo vicino. Però te devi stare al tuo posto, Bottas, non ci devi rompere scatole. Ecco, qui adesso è pericoloso. Qui adesso Bottas è pericoloso. Se non sbaglio la curva è interna. Se non sbaglio la curva è verso sinistra. Se non sbaglio la curva è verso sinistra. Se non sbaglio la curva è verso sinistra. Che cazzo è successo? Io non c'entro niente, eh? Io non c'entro assolutamente niente. Io non ho fatto niente. Signori, io non ho fatto niente. Stavo a fare la mia traiettoria. Stavo a fare la mia traiettoria, signori. Io non ho fatto niente. Non ho fatto niente. Non ho fatto niente. Non ne voglio sapere niente, Hamilton secondo e Bottas terzo. Non ne voglio sapere niente, io non c'entro niente, io sto facendo la mia traiettoria. Dai così, signori, i nuovi zar di Russia siamo noi. I nuovi zar di Russia siamo noi, e siamo noi. I nuovi zar di Russia siamo noi. Ah, spettacolo, spettacolo, signori. Prendi e porta il pilotaggio di Vettel. Ma stiamo scherzando, ma come Vettel? Ma Vettel chi? Ma Vettel chi? Abbiamo difeso con le unghie e con i denti il Gran Premio. E dà la vittoria a Vettel. Ma e dà il pilota del giorno a Vettel. No, no, no. Scioccato, scioccato. Queste cose mi scioccano. Queste cose mi scioccano, signori. Guardalo lì. Davanti a me. Botta se ride. Guarda come lo guardo male. Guardalo come l'ho guardato male. Dai così, stretta di mano. E dai così, pugno alzato. E tifosi, è tutto per voi. Bella così, dai. Terza vittoria, signori. Una stagione che è partita molto male, molto male. La stiamo recuperando. La stiamo recuperando. Bella così, terza vittoria. Spettacolo. Va bene, signori. Detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella ragazzi. Ciao.